difficile già dall'inizio perché ci sono varie ragioni, perché comunque avevamo la scorsa settimana, dopo una gran voglia di farcela raggiunto il playoff, abbiamo cercato di lavorare con l'idea di fare per 2 settimane e mezzo qualcosa che potesse servire a livello personale, fisico, tecnico, tattico per il playoff. Poi Cantù chiudeva la stagione in casa. C'è la partita in cui noi siamo partiti molto bene, cioè molto bene, siamo partiti bene, per 15 minuti siamo stati come potevamo essere oggi, quindi anche con una certa solidità, però negli ultimi 5 minuti del primo tempo abbiamo un po' tolto delle nostre caratteristiche al gioco, perché in difesa insomma eravamo più con le braccia che con le gambe, in attacco avevamo perso un po' di esecuzione. Ovviamente avendo davanti giocatori bravi, ben messi in campo, di talento e quant'altro, ovviamente la partita si è riaperta. Pensavamo di avere un impatto migliore nel secondo quarto, però a fronte di questo, mentre cercavamo di tenere l'area nei rimbalzi, nel secondo tempo siamo andati bene da questo punto di vista, controllo dei rimbalzi, controllo delle palle perse, che dovevano essere di meno, e movimento della palla. La cosa buona anche dal punto di vista mentale è stato il fatto che ci siamo accorti che ci eravamo innervositi un pochino di squadra, non in maniera negativa, però fallo, passi, una difesa, l'aiuto in ritardo. Lì è stato molto positivo che in un paio di time out ci siamo ricompattati dal punto di vista emotivo, capendo che dovevamo comunque giocare insieme. Abbiamo concesso nel quarto tempo molto meno, quindi contestualizzando la cosa è stata una partita magari di su e giù, però ci sono stati degli aspetti positivi in questa vittoria che ci può essere molto utile per il proseguo del campionato, anche per quello che sono stati gli aspetti meno.